La lacrima d'Apache appartiene alla famiglia delle ossidiane. Pur essendo un cristallo dal colore scuro ed in apparenza denso, ha un'anima trasparente. Guardandolo attentamente, si può vedere attraverso la sua limpidezza il suo mondo interno. Può ricordare una caramella di liquirizia spolverata da zucchero a velo. L'ossidiana lacrima d'Apache porta con sé il dono della trasformazione del dolore spirituale in accettazione e perdono. Questa sua mescolanza di colore nero avvolto dalla leggerezza polverosa del bianco può indicare quanto non si sia lasciato andare il conflitto, il dolore, ed aver permesso all'accettazione dal perdono di entrare nel nostro cuore. Un'antica leggenda racconta che i nativi americani donavano questo cristallo alle donne del villaggio che avevano perso il compagno in battaglia, in modo che esso potesse raccogliere tutte le lacrime piante ed il dolore, lasciando posto nel cuore della donna all'accettazione della perdita, a perdonare la vita, il fato ed anche loro stesse. Puoi deporlo nel palmo della tua mano sinistra e rimanere in ascolto delle tue percezioni, per poi avvicinarlo lentamente con delicatezza al centro del tuo petto. Ti consiglio di rimanere anche qui in ascolto ed apertura, disponibile. Se preferisci, puoi deporlo in prossimità del pavimento pelvico, in modo che entri in contatto con il cono d'azione della tua prima porta energetica o primo chakra. È importante rimanere sempre in ascolto delle percezioni. Dopo averlo utilizzato sia in meditazione che come compagno nel tuo quotidiano, ti invito a purificarlo, lasciandolo avvolgere dal fumo di un incenso al cedro o palo santo, oppure, se preferisci, dal suono di una campana tibetana. Se hai a disposizione una drusa di ametista, puoi lasciarlo a dimora per una notte intera.